Poi, siccome le cose da dire su Paolo sono veramente tante, attenzione perché Paolo è stato un personaggio molto complesso e molto ricco. Io come faccio? Forse è meglio prendere un po' di appunti, no? E quindi io stesso dei ponderosi appunti, che sono questi, perché poi mentre pensavo appunti dico, ma no, ma io più o meno quello che voglio dire. Intanto una cosa, Paolo, contrariamente a quel che dicono tanti, appartiene a una generazione che è arrivata alla politica per una propria scelta, non perché erano figli di. Poi l'essere figli di può aver aiutato, insomma, è un altro discorso. Io per esempio arrivo alla politica con mio padre che era un fascista sansepolcrista, e mia madre che dava degli usurpatori ai Savoia perché era borbonica. Pensate un po', per me è stata una scelta del tutto autonoma. Paolo era figlio di Italo, ma Paolo fa una scelta di adesione alla politica impropria e appartiene a una stagione perugina nazionale, ma perugina pure perché ci ha avuto alcuni caratteri particolari, è stata quella di un grande movimento studentesco nelle scuole medie, non parlo adesso dell'università, nelle scuole medie perugine negli anni 70 sorge un movimento studentesco veramente forte e importante, che ha come risultato quello di produrre una serie di, una volta si diceva termine molto antipatico, di quadri, no, produce degli intellettuali, ma nel senso pieno del termine, no? Cito qui dei nomi che per molti di voi, vedo per fortuna parecchi giovani, sono sconosciuti, per noi no, non lo so, Dino Frisullo, i fratelli Fora, Assuero Beccherelli, no? Questa, mi rendo conto di citare tutte persone che non ci sono più, purtroppo la vita va come va, no? Questa gente si forma proprio in quel crogiolo forte che è un movimento di lotta che si confronta continuamente con le cose da fare, proprio quotidianamente. Allora non c'era il tempo della politica e il tempo della vita, c'era un tutt'uno che era la vita e la politica, e quindi era una presenza costante. E siccome vedete, Perugia è una città che ha avuto alcuni caratteri particolari, no? Per esempio in quegli anni, adesso qualcuno se ne è accorto e comincia a scrivere, ma insomma ancora in punta di penna, era il crocevia di tutti i più importanti servizi segreti internazionali, Perugia. Perché c'erano gli iraniani pro Shah e contro Shah, allora c'era il servizio segreto dello Shah e chi invece combatteva contro quel regime. C'era un rappresentante ufficiale accreditato dell'OLP. E che cosa pensate? Che i servizi segreti israeliani facessero qualche, no, giretto da queste parti? C'erano i greci, Rocco Lonnelli, allora c'era la dittatura, e contro i colonnelli, quindi c'erano operanti i servizi segreti greci, e ovviamente, signori miei, con questa folla capite bene che poi i servizi segreti italiani e americani, insomma, non è che potevano stare dall'altra parte, gli davano un'occhiata. Cito questo fatto per dire che era un polo di vita politica a Perugia estremamente importante, e con questo polo questa generazione si doveva confrontare continuamente, e ha prodotto alcuni intellettuali che poi sono stati anche quadri di formazione politica, alcuni, non tutti, a vari livelli, ma l'importante è che producono un'intellettualità di sinistra. Poi dopo questa intellettualità prenderà tante strade, no? Paolo per esempio, in questo parliamo di una persona che si affaccia a metà degli anni 70 e la quindicenne. Però allora 15 anni erano di peso. Insomma, no?
equivalgono grosso modo ai 27-28 di oggi. Esagerato. Sì, ho esagerato molto. No? Paolo mette subito in mostra alcune caratteristiche che non lo abbandoneranno mai, e attenzione, che ritroveremo anche nella fase della sua estrema vivacità nell'esprimere le sue opinioni, no? Che è la fase poi successiva. Serietà, coerenza, inflessibilità di convinzioni. E le convinzioni formate con un'estrema onestà intellettuale. Non c'erano né opportunismi, né comodità, né l'idea forse conviene fare questo, conviene fare quello. Lui tira fuori subito una estrema rigidità culturale intesa con onestà intellettuale su quello che, di cui era convinto. E guardate, questo anche in quell'epoca, perché ci riferiamo alla seconda metà degli anni 70, cominciava ad essere inclinata in tanti. Poi negli anni successivi, lasciamo perdere adesso, ad uno se gli dai, sei onesto intellettualmente, è come se poi furti, sono cose affidate alla storia, insomma, no? Carità di Dio. Allora invece cominciano ad essere incrinate, Paolo no. Poi Paolo, certo, come tutti noi, perché anche questo è un percorso comune, fa i conti con quello che allora veniva definito il flusso, cioè il movimento scema, quella quotidianità di vita e di lotta che avevi vissuto per tanti anni comincia a non essere più motivata. C'è dello sbandamento e quindi ciascuno cerca, ahimè, spesso individualmente, dei percorsi che potessero portare. Qualcuno lo troverà nel ritorno a una... Per esempio, una cosa che di cui non si parla tanto, ma gli anni 70 hanno prodotto anche nel campo delle professioni degli ampi settori di sinistra, no? E qualcuno si rifugia nella rilettura di sinistra di alcune professioni e si crea il suo prosieguo di percorso, magari forse individualmente, però no? Noi non capiremmo alcune cose come l'esperienza di medicina democratica, la riforma della psichiatria, la riforma strisciante, lì per dire la verità, del modo di insegnare, no? Che molti hanno interpretato sulla base di alcune convinzioni profonde e così via, no? Senza quel coacervo di idee che avevano maturato. Paolo fa un'altra scelta, una grande apertura verso il mondo. Attenzione, Paolo, questa scelta non ci arriva. Io ogni tanto se ne parla. Medioevo, che non c'è più, era uno dei posti in cui passavi, c'era Paolo, ti fermavi, chiamava clamorosamente Paolo, con molta veemenza, e ti fermavi e chiacchieravi. No? In quelle chiacchierate con Paolo, per esempio, tu ricostruivi che questa sua estrema attenzione, a me mi sorprendeva quasi sempre, devo dire, ero su alcune cose molto più distratto di lui. Mi citava, per esempio, quello che era successo nella foresta Lacandona. Io non avevo la più grande idea di dove fosse. Però ascoltavo e mi formavo un'idea di tante caspita, eccetera, eccetera, no? Questa sua idea di globalità politica, il termine un po' scomodo, no? Non è che veniva fuori così perché si era innamorato del mondo, assolutamente. Era frutto di un percorso politico ben chiaro, a chi ha un'esperienza storica della sinistra, in cui c'erano state intere generazioni che avevano discusso, per esempio, se era possibile la rivoluzione in un solo paese, no? Perché la rivoluzione potesse trionfare bisognava farla globale in tutto il mondo. Ma ho visto che ci si sono rotti la testa su questa discussione, no? Non metaforicamente, era la battuta che lasciava in tempo. E Paolo arriva a una estrema attenzione perché è convinto di questo.
Adesso capisco che parlarne nel 2018 con Salvini, ministro degli interni, e Di Maio, ministro non so cosa, ma insomma, diventa complicato. Ma pensate che miracolo di competenza politica, no? Voi che siete così attenti all'Africa, no? Salvini ha appena fatto un ministro che fa, attacca la Tunisia, l'unico paese arabo filo occidentale. Ma ci vuole un'abilità veramente incredibile, no? Dice, non è che se ne so con un regime islamico, no, l'unico paese filo occidentale di tutto il Nord Africa, lui attacca quello, no? Io penso veramente che se Paolino avesse assistito a una cosa del genere, avremmo bevuto un paio di bicchieri, non più al medioevo, perché non c'è, nel bar, in un altro bar, e ci saremmo fatti un mucchio di risate. No? Paolo arriva appunto a questa sua estrema attenzione verso le politiche internazionali, a culmine di questo percorso. Oggi voi capite che non è un caso che Paolo rimane un simbolo, no? E che se c'è qualcuno che vuole attaccare un volantino, per attaccare qualcuno va, no? Oppure qualcun altro, o peggio, no? Ma perché rimane un simbolo? Rimane un simbolo perché questo insieme di idee oggi è materia di confronto e di scontro. E quindi il fatto che lui ha testimoniato con la sua vita, la sua esperienza politica, questo aspetto, oggi può diventare, no, come dire, obiettivo sia di chi contesta questi delinquenti che inneggiavano Macerata, sia di qualcuno che invece è contro tutti. Un volantino lo mette sotto l'immagine del Papa, okay, perché questa coerenza, questo punto di approdo di un ragionamento, mantenuta fino in fondo e fino senza deflettere, rappresenta un senso. Che dire, sarebbe bello se, intanto se Paolo fosse con noi, questo mi sembra ovvio, ma soprattutto sarebbe bello se ci fossero tanti Paolo, no? Genere un po', non come dire, non molto diffuso, no? Oggi noi apparteniamo all'epoca dell'opportunismo, del qualunquismo. Non so se sono troppo pessimista, no, ma se pensiamo ad alcune cose, la riflessione amara pure si pone, no? Cioè che qualcuno in questo paese possa convincere una parte consistente di persone che una infima minoranza della popolazione contingentemente abitante in Italia, no, sia il problema, ti lascia un po' perplesso, no? Che qualcuno in Italia, un paese notoriamente in cui un terzo del territorio nazionale è sotto il controllo della delinquenza organizzata, il resto del paese è influenzato economicamente dalla delinquenza organizzata, abbia come problema di sicurezza gli immigrati, ha del gusto macabro, no? Veramente, no? E ti lascia molto perplesso che qualcuno ci creda. E certo, il mafioso non sta al semaforo a chiederti i soldi, no? Però mi sembra un momentino più pericoloso di quello che ti chiede i soldi al semaforo, no? Io non lo so, vengo dalla Calabria, no? Un territorio a caso, no? Dove, insomma, signori miei, se vuoi seguire un esercizio commerciale, vai prima dal Capobastone e poi comunque, no? Perché quello che ti autorizza veramente è il primo. No? E insomma, voi capite che convincere qualcuno che il problema. No. Però dico, siamo purtroppo in un'epoca che quei valori, quelle belle cose di Paolo, sulle quali, guardate, finisco perché non voglio rubare più tempo, ha costruito tante cose Paolo. Paolo, per esempio, ha cercato dei nuovi modi di esprimersi. E attenzione che anche quelli, se si fora l'apparenza, non erano casuali, erano pensati.
ogni tanto perdevi il filo dei ragionamenti che faceva Paolo, no? Però attenzione, non c'era una parola a caso. E questo è il mercato di Gesù. Semplicemente si esprimeva volutamente in forme diverse, no? Fino appunto a scriverci tre libri proprio per affermare. Poi dopo, quei modi di esprimere si possono condividere, non condividere, questa è un'altra cosa, in letteratura tutto è legittimo e tutto è criticabile, no? Però non era casuale, nemmeno quello. Era il tentativo di trovare, era attuale o no quella cosa? Ma scusate, ma noi oggi, non so, forse la risposta non è quella, io non voglio adesso incensare, non è questo, no? Ma oggi noi non abbiamo un problema di comunicazione. Nell'epoca della comunicazione, cioè scusate, ma che l'uso di alcuni strumenti di comunicazione stiano producendo dei trogloditi mentali è un problema o no? Sì. Allora, signori, Paolo 8, 9, 10 anni fa si poneva già il problema. Dire, ma scusate, come si fa ad esprimerci a pieno, no? E oggi, se Paolo fosse ancora con noi, insomma, vedrebbe trionfare il problema, no? Allora, io penso che anche da questo punto di vista è stato una persona, forse non mi viene il termine, però forse non valutata opportunamente fino in fondo, come possibile, no? Paolo aveva dei problemi, certamente, lo sappiamo tutti. Ma quello spesso veniva visto come un demoltiplicatore di alcune cose che faceva, un atteggiamento assolutamente sbagliato, perché lui era ben presente a se stesso e le cose non le faceva a caso. Io la pianto qui, perché penso che l'ho fatta anche troppo lunga. Finisco con una battuta. Come tutti quelli che hanno vissuto quelle esperienze, guardate, vi ho detto, vi ho parlato di politica, di sinistra, di cose, eccetera, con Paolo, come con alcune delle altre persone che ho nominato, ed ecco qui, da un certo punto di vista, la mia commozione, c'è rimasto un pezzo di cuore, perché stavano qui, ma stavano anche qui. E sinceramente sono delle mancanze che cominciano ad avvertirsi. Basta.